Get into your working clothes. Up to your knees in oil and grease with a grindstone to your nose. Yeah, yeah, yeah. Benvenuti in questo spazio. Oggi vi parleremo di passaggio generazionale, un argomento veramente affascinante. Bene, Luciano, si sente spesso parlare di passaggio generazionale e delle problematiche che nascono proprio nel passaggio di delega di responsabilità da padre a figlio. Come funziona esattamente? È molto complesso, nel senso che noi abbiamo nella nostra società una marea di aziende che stanno affrontando questo passaggio generazionale. E se questa cosa non verrà affrontata nel modo giusto, probabilmente nei prossimi 20 anni perderemo il 30, 40, 50% delle attività, delle aziende artigiane, delle piccole industrie, dove c'è appunto questo passaggio generazionale, perché non si riesce a trasferire questa competenza in effetti da padre a figlio. E quindi qual è la difficoltà, le difficoltà che si incontrano? C'è un genitore che probabilmente si è fatto da solo, che è partito dalla gavetta, magari è partito tanti anni fa e ha usato un suo modello personale che lo ha portato al successo. Quindi nel bene e nel male questo imprenditore, questo leader, se vogliamo, della sua azienda, è riuscita ad avere risultati, magari ha fatto sicuramente un'impresa che produce reddito e quindi è riuscito a produrre un qualcosa in un ambito prettamente, a volte, non sempre, prettamente personale, cioè la sua capacità personale di produrre un modello che di solito è difficilmente replicabile, cioè il figlio non riesce ad emulare il genitore nello stesso modo, anzi, quando i figli cercano di farlo, sono delle brutte copie del genitore in effetti, non riescono a produrre il talento che ha avuto il genitore e di fatto non riescono neanche a produrre gli stessi risultati. Esatto, molte volte mantenere l'originalità dell'azienda è un elemento essenziale, sta di fatto che il cambiamento che vediamo nel mercato è molto veloce, quindi altrettanto veloce deve essere il cambiamento che il figlio porterà all'interno dell'azienda, nei mezzi di comunicazione, nei mezzi di trasmissione del messaggio verso l'esterno. Secondo te, quali possono essere i mezzi oggi per trasmettere questo messaggio in maniera innovativa? Sicuramente è quello di focalizzarsi sul far capire al genitore quanto è importante questo nuovo modo di interpretare il mercato, perché il genitore ha un suo modello, a volte, ripeto, generalizzo volutamente per fare dei riferimenti, poi le casistiche sono molteplici chiaramente, ma laddove c'è un genitore che magari non è avvezzo al mondo informatico e vede tutto quel mondo, lo vede fazioso, lo vede troppo costruito e quindi magari lui vuol continuare a vendere con la pacca sulle spalle o a dare la stretta di mano alle persone, invece il giovane si trova ad affrontare il mondo attraverso internet, che è tutto un altro tipo di affrontare il mercato. Quindi in questo caso, dove c'è questo anche passaggio di tecnologia, se vogliamo, oltre al passaggio generazionale, il ragazzo dovrebbe avere un approccio verso il genitore senza farlo vedere vetusto, farlo vedere antico, vecchio su quello che è la tecnologia, ma far sì magari che il genitore si avvicini pian piano alla tecnologia. Questo dovrebbe essere un elemento con cui il giovane dovrebbe saper dialogare tutti i giorni con il suo genitore, quindi magari portandolo a vedere un film, coinvolgendolo in alcuni progetti, facendolo, magari scrivendolo lui in una chat, un qualcosa che può tornare utile al genitore affinché il genitore capisca l'importanza di un mondo che si sta evolvendo. Invece di solito c'è questo impatto, appunto, che il giovane usa solo i mezzi informatici e, diciamo, il genitore, se vogliamo, il vecchio dell'azienda è rimasto in maniera arcaica ai suoi modelli, se vogliamo, di comunicazione personale. E quindi questo crea molto conflitto. Bene, è altrettanto vero che il giovane che si trova a portare avanti un'azienda molte volte vive nell'ombra del genitore e elementi essenziali in questo processo sono sicuramente la comunicazione, l'ascolto, il passaggio della delega e avere la fiducia nel giovane, nelle sue capacità, nella sua possibilità di poter portare avanti un progetto che è stato iniziato qualche anno fa, giusto?
Certo, infatti si dice elogia in pubblico e correggi in privato. Di solito un genitore vecchio stampo, come abbiamo citato, di solito invece fa esattamente il contrario. Rimprovera il figlio magari davanti ad altre persone, gli dà dell'incapace a volte, gli dice che non è in grado di saper guidare l'azienda. E tutto questo modo di comunicare crea un conflitto enorme. Quindi abbiamo un genitore che dall'alto della sua esperienza riesce a fare delle cose, nel bene e nel male, sicuramente alcune le fa benissimo, altre sono, diciamo, migliorabili in quanto non si è adeguato a quello che è la nuova tecnologia, come dicevamo prima, e tutto il modello di business si sta creando in questo mondo che viaggia così veloce. E quindi c'è un concetto che il genitore comunica male con il figlio, ma anche il figlio recepisce male questa comunicazione. Questo modo di comunicare diventa veramente, veramente conflittuale. Molte volte il genitore offende il figlio rimane colpito da questo rimprovero del genitore, lo prende a livello personale, prendendolo a livello personale si chiude in se stesso, smette di comunicare col genitore e ne soffre l'impresa stessa, tant'è vero che il business poi non si riesce più a guidarlo e l'azienda probabilmente arriva al punto che deve chiudere, perché non c'è questo trasferimento di capacità e di competenze attraverso, come dicevi Federica, attraverso una comunicazione efficace. E soprattutto attraverso anche un processo di delega. La delega è dare fiducia nell'altra persona, dare la responsabilità all'altra persona. Responsabilità significa essere abile nel responso, ovvero essere abili nel creare un risultato. E finché una persona non ha la fiducia e la responsabilità totale nel portare avanti un progetto, difficilmente si metterà in azione o porterà avanti questo grande obiettivo. Quindi come funziona esattamente il passaggio di delega? Questo è un altro argomento chiaramente che si scontra nel passaggio generazionale, perché il passaggio di delega è molto semplice da un lato, ma in effetti molto complicato, perché per avere una delega efficace io mi devo fidare di quell'altra persona. E quindi quando è che c'è difficoltà nel passaggio di delega? Cioè nel momento in cui la persona, in questo caso stiamo dicendo un padre maturo, anziano, verso un giovane rampante che vorrebbe emergere nell'azienda, il padre gli dice faccio prima a farlo io lo faccio più presto, cioè non iniziare per niente, tanto so che tu ci metti tanto tempo o tu non sei in grado di farlo, quindi lo faccio io. Chiaramente questo è una cosa terribile per il concetto di delega. Invece in questo caso, se la vediamo da parte del genitore, il genitore dovrebbe iniziare a dar fiducia al proprio ragazzo, dovrebbe iniziare a dargli dei compiti. Molte volte il genitore, qual è, diciamo, l'errore che compie? Gli dà una delega estesa, enorme, di tutto, ma di fatti nulla di preciso. Quindi in effetti fai qualcosa, qualcosa a cosa? Dovrebbe essere il genitore a dire occupati della posta elettronica, quindi creami una casella di posta elettronica e quindi tu da oggi in poi ti dovrai dedicare a tutta la posta elettronica. In quel caso il ragazzo si prende la responsabilità di fare quella cosa, si occupa di quella specifica area, inizia a creare i risultati su quello, si crea la fiducia in se stesso, la figura nel genitore, e il genitore potrebbe attribuire un altro piccolo compito al giovane e così via, man mano attribuendo piccoli compiti si arriverebbe a dare in gestione tutta l'azienda. Invece il genitore vuol far fare al figlio molte volte troppe cose, ma di fatto non gliene delega nessuna, quindi non c'è un passaggio di delega dando una fiducia, ma c'è un passaggio forzoso di compiti e dove si mette in discussione la capacità del ragazzo. Quindi il passaggio fondamentale è quello di dare obiettivi specifici, dettagliati sulle azioni da fare e da portare avanti, in modo tale che il giovane sa esattamente quello che deve fare e come deve farlo, e nel tempo ricevere i feedback di miglioramento, ovvero avere la capacità di capire cosa può migliorare, cosa ha funzionato e allo stesso tempo continuare nel accumulare, nel portare avanti poi altri obiettivi, giusto? Assolutamente. Il concetto è: se il genitore inizia a dare questi compiti al ragazzo, al figlio, e inizia anche a far capire che il figlio è in grado di poterli fare, tratta una persona come dovrebbe essere, quella persona diventerà in quel modo. Quindi far sì che possa pian piano dare fiducia e quindi il ragazzo possa prendere consapevolezza di quello che è in grado di fare. Nel momento che inizia questo processo, il genitore dovrebbe effettivamente dare una mano affinché il ragazzo
riesca ad emergere in questo mondo del lavoro così difficile, supportandolo, portandolo con sé e dandogli anche la speranza e anche sicuramente poi gli obiettivi, attraverso gli obiettivi sicuramente strutturati, la capacità di poter fare meglio di se stesso. Perché in effetti, pensa Federica, nel nostro mondo molte volte il sapere rimane chiuso. Cioè io ho un sapere enorme come insegnante, come docente, come genitore, e muore con me questo sapere. È una perdita enorme per me. Il sapere deve essere condiviso. Quindi io genitore faccio percepire a mio figlio, qualora voglio che questo passaggio generazionale sia profittevole e funzioni, faccio capire a mio figlio che lui potrà fare delle cose meglio di come io le ho fatte, perché io posso insegnargliele. Quindi nel momento che io ho questo atteggiamento verso mio figlio, farò sì che lui diventi una persona diversa da me. Invece molte volte un altro errore dei genitori qual è? Che voglio mio figlio una fotocopia di quello che io sono stato nella mia azienda. Ma io ho avuto la mia azienda 50 anni fa, 40 anni fa, 80 anni fa, non lo so, era un mondo diverso, non posso creare una copia, anche perché sarebbe sempre una copia e non sarebbe un originale. Per farlo diventare un originale devo dargli appunto questo concetto di obiettivi, sicuramente di delega, per far sì che lui trovi il suo modo di interpretare l'azienda, e sicuramente potrebbe fare risultati molto più ambiti se il ragazzo riuscisse a farlo. Invece molte volte rimane tutto nell'ambito genitoriale, il genitore tiene stretto il business, tiene stretto tutto quello che è l'ambito aziendale, e di fatto l'azienda alla fine non trova sfoci nel mercato. Mi viene in mente una cosa. La prima è dare il valore unico della persona, quindi aggiungere il sapere che mi è stato delegato e aggiungo il mio sapere, la mia esperienza, in modo tale che uno più uno si sa fa tre, non fa più due, ovvero è l'esperienza che mi è stata passata, che mi è stata delegata, è l'esperienza che io porto come valore aggiunto e che permette poi di migliorare, di amplificare, di performare ancora di più quello che il giovane sta portando avanti. La seconda cosa che mi viene in mente è capo e leader. Molte volte si pensa al vecchio stampo, al genitore che porta avanti l'azienda e che viene identificato come capo, mentre oggi sappiamo benissimo che la figura all'interno dell'azienda è quella di un leader che è capace di portare le persone nel raggiungere determinati obiettivi. Qual è la differenza? Io ho una mia definizione, del tutto mia, personale. Un capo, in un'azienda chiaramente stiamo parlando di azienda, un capo si vede quando c'è, un leader si vede quando non c'è. Questa è una mia definizione personale, nel senso che il capo sicuramente ha delle competenze, è molto in grado di condurre la sua azienda, ma deve metterci le mani e la faccia ogni giorno, ogni momento. Se lui non fa questo, la sua azienda probabilmente fatica. Un leader, se è un leader carismatico, ha delle persone che lo seguono, quindi riesce a produrre risultati nella sua azienda con tutto quello che abbiamo detto poc'anzi, quindi col concetto di delega, il concetto di responsabilità di cui tu ne parlavi. E quindi il leader che è carismatico avrà una serie di persone che scelgono spontaneamente di seguirlo per produrre risultati più grandi. Come dicevi tu, uno più uno fa tre e non più due. Appunto per questo, perché se io sono un leader e riesco a creare un team, un gruppo, avrò dei risultati in funzione di quel team, di quel gruppo, che la somma dei singoli fanno più della somma dei singoli elementi. Se invece io sono un capo e gestisco tutto personalmente, metto le mani dappertutto, voglio avere il controllo totale su tutto quello che accade nella mia azienda, probabilmente faticherò a fare questo e non riuscirò a produrre risultati più grandi, più ampi, per quello che può essere un concetto di squadra, di team. Questo è un po' quello che per me è la differenza fra capo e leader. Bene, e leader è soprattutto anche colui che è in grado di guidare la propria vita, quindi colui che riesce a portare avanti la propria mission e la propria vision. Questo sicuramente è un ambito molto interessante per i giovani imprenditori, essere leader di se stessi, e questo è l'elemento fondamentale anche nel passaggio imprenditoriale. Sì, leader di se stesso sicuramente, nel momento in cui io come giovane imprenditore devo assumere il mio ruolo di leader all'interno dell'azienda, e in questo caso, quindi ho parlato in questo nostro intervento di oggi molte volte dalla parte del giovane, dalla parte del figlio e dalla parte del genitore. Se io riesco ad avere appunto un modello mio di leadership e riesco a far capire a mio padre in questo passaggio generazionale che il mio modello di leadership non va a cozzare contro il suo modo di gestire l'azienda
abbraccio, ma va a integrare un qualcosa, per cui questa integrazione può essere vincente laddove c'è un'esperienza e dove c'è una, se vogliamo, un costrutto, uno studio, perché in effetti è come, ti racconto una metafora, è come il concetto del capitano che esce dall'accademia e che sa tutto sulla strategia militare e quindi conosce esattamente il metallo a quanto fonde, conosce il proiettile per sfondare la nave, cosa, come la deve colpire, la traiettoria del proiettile, cioè conosce tutto esattamente. Ma di fatto quando si trova con il sergente, che il sergente è quello che dà gli ordini per sparare il colpo, il sergente spara. Il tenente prima di sparare un colpo ci mette 3 ore. Ora il concetto è, probabilmente il sergente non colpisce sempre il bersaglio, perché è casareccio, riesce a dire ok carichiamo, vai, spariamo, ok fuoco, e spara. Non sempre colpisce, ma il tenente per sparare un colpo ci mette 3 ore. E quindi dov'è secondo me, diciamo, il costrutto di questa metafora, che bisogna unire le due competenze, quindi ci vuole l'esperienza del sergente che riesce a sparare velocemente e ci vuole la competenza del capitano, dove con le sue, chiaramente col suo modo di aver imparato, di aver uno studio su tutto quello che è l'arte militare, in questo caso in mettere insieme le due capacità per far sì che poi il colpo venga sparato e colpisca veramente il risultato. In ambito, per riportare il concetto in ambito aziendale, avere degli obiettivi ben chiari e avere dei risultati che producono un profitto e quindi l'azienda possa continuare a prosperare. Bene. Un'ultima cosa e poi salutiamo i nostri spettatori. Il concetto che molte volte nel passaggio generazionale tutto quello che viene detto e fatto viene preso a livello personale. Quindi il concetto è, il figlio riceve un rimprovero, riceve magari un qualcosa, un consiglio da parte del genitore e il figlio la prende come un'offesa personale. Il figlio dice un qualcosa al genitore, il genitore la prende come un'offesa personale. Questo modo appunto di interagire crea dei disappunti, crea delle divergenze enormi. Dovrebbero in effetti questi due individui, che sono delle persone speciali, perché abbiamo un capo, come tu lo hai definito, quindi un manager in effetti vecchio stampo. Abbiamo un giovane rampante che vorrebbe emergere in quello che è il mondo del lavoro. Dovremmo, attraverso i nostri corsi, attraverso quello che noi proponiamo, insegnare a queste persone ad avere un nuovo modo di relazionarsi, dove non si mette la sfida sul personale, ma si mette la sfida su quello che può essere l'obiettivo, su quello che può essere il risultato e soprattutto su un modo di poter convergere in maniera univoca su un discorso che sia consono a tutte e due le persone, in modo veramente da avere poi in effetti anche un amore all'interno della famiglia, perché quello che io vedo che accade spesso, e questa è la cosa che più mi dispiace, molte volte per causa del lavoro che si instaura, poi alla fine il genitore con il figlio purtroppo si va in diverbio e molte volte queste due persone, che abbiamo detto sono due persone eccezionali, vanno purtroppo a litigare, e questa è la cosa più brutta del mondo. Dovrebbero essere due esseri umani che si amano e riescono magari anche a produrre profitto. Quindi bene, salutiamo il nostro pubblico. Grazie, con ciao. Questo. Ciao, grazie. Ciao, a presto. Yeah.